Sarà inaugurato entro il prossimo mese di giugno il collegamento ferroviario tra la stazione ferroviaria di Bari Centrale in Piazza Moro e l'aeroporto civile Carol Wojtyla di Parese. Lo hanno assicurato ieri nel corso di una conferenza stampa svoltasi in una delle sedi di Ferrom Tranviaria l'assessore ai trasporti della Regione Puglia Guglielmo Minervini, il presidente e il direttore generale di Ferro Tranviaria Enrico Maria Pasquini e Massimo Nitti. Si tratta, è stato sottolineato, della più importante infrastruttura che riguarda Bari negli ultimi 30 anni, alla pari col collegamento di tipo metropolitano già operativo tra Piazza Aldo Moro e il popoloso quartiere San Paolo. Nei dettagli, l'intervento è consistito nella realizzazione di un tratto di ferrovia a doppio binario lungo circa 7,7 km, quale deviazione dell'attuale linea in esercizio Bari-Barletta gestita dalla Ferrotranviaria in concessione per conto della Regione Puglia. Si tratta di una sorta di bretella a doppio binario. Il tracciato si sviluppa prevalentemente in galleria e in trincea, con impatto minimo sul territorio. Scende a sud della zona aeroportuale sino a raggiungere il nuovo fabbricato viaggiatori dello scalo. Questa sorta di bypass andrà poi a ricongiungersi all'originario percorso della Bari Nord, a 7,9 km da Bari Centrale. Due le fermate realizzate, Europa a sud della sede della Legione Aerea, ex aeroporto militare, e ad ovest della Cittadella della Finanza, e Aerostazione a servizio e integrazione del nuovo terminal passeggeri. La nuova stazione ferroviaria Aerostazione garantisce il collegamento diretto da Carol Wojtyla con i comuni già serviti della linea ferroviaria Bari, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato, Andria e Barletta e attraverso un sistema di interconnessione con rete ferroviaria italiana nelle stazioni di Bari e Barletta il collegamento dell'aeroporto stesso con il sud e il nord della regione. A questa importante inaugurazione si aggiungono altri investimenti che riguardano l'acquisto di 10 nuovi autobus, 2 nuove locomotive per il servizio cargo e il lancio di un nuovo e moderno sistema di bigliettazione. Tutti investimenti che puntano sull'innovazione e sull'ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture in una vera e propria strategia trasportistica.